a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Detective D. Dunque, l'ultima volta è morta male pure questa e questo ci è rimasto malissimo. Vediamo un attimo, dobbiamo ancora osservare la scena del delitto. Abbiamo la solita rosa. Vediamo un po', possiamo dargli un'occhiatina? È piena di sangue. Tre vittime, tre rose. Questa c'ha del sangue della vittima. Yuan Kiki. Lui è sempre a un passo davanti a me, ma sento che comunque lui mi voglia abbastanza vicino. Allora, esamina la testa. Ci sono dei segni intorno al suo collo e sono dispersi sopra e sotto la sua gola. Xin Wenyan e Xu Linfei, entrambe si sono arrese al killer. Ma sembra invece che Yuan Kiki abbia resistito e questa sua forza contro lo strangolatore ha creato molteplici abrasioni. Vediamo il suo torso. Ancora una volta il killer ha rimosso il cuore della vittima, ma questa volta sembra che abbia agito velocemente. Ci sono delle imprecisioni. Perché ha perso un po' di focus? Cosa l'ha fatto causare queste imprecisioni? Beh, il fatto che forse tu stai proprio qua. Esamina le braccia. Nella sua mano destra ha ancora qualcosa. Ah, è una forcetta per i capelli. È bagnata di sangue. Abbiamo aggiunto all'inventario. Esamina le gambe. Qui non c'è niente. Facciamo un piccolo riassunto. Al di fuori delle altre donne, Yuan Kiki ha scelto di combattere per la sua stessa vita. Questa sua forcina deve aver colpito il suo assalitore, causando in lui una sorta di... come se avesse quasi distrutto il suo rituale, no? Nel senso comunque... È stato colpito, non se l'è aspettato, e questo rituale solito che fa lui è stato un po' modificato. Ma per cosa ha reso Kiki differente dalle altre due? Non lo so. Allora, vediamo la forcina. E infatti è piena di sangue. Un glass bowl, si può prendere questo? Allora, vediamo un po', questo è di vetro. Non avevo mai visto uno così trasparente. È fatto a mano e suggerisce una origine persiana. Non è soltanto un pezzo decorativo, ma può essere usato come magnifico accessorio. Allora, qui ci sono delle tracce di sangue. Vanno verso il balcone. La sua forma e il suo disegno sono molto differenti dalla pozza di sangue che circondano Yuan Kiki. Non c'è dubbio, Yuan Kiki è stata capace di colpire il suo assalitore con questa forcina per i capelli, mentre la stava strangolando. Ma non è bastato per fermarlo. Ma comunque ha perso un sacco di sangue. Quindi questa volta è stato colpito. Questo è sangue dell'assalitore. Ok. Vediamo qui in balcone se c'è qualcosa. Questa luce è verde. Perché questa luce è verde? Chang'an è la città. Qua mi sa, non c'è altro. Ce ne mancano due qui di indizi. Allora, generale Zhang dice altro? No. Il servizio da te non ce ne frega niente. Qui non c'è altro che ci interessa. No, possiamo uscire. Allora, di qua ci possiamo andare. Quindi più a destra no, però dobbiamo tornare qui a sinistra. Dobbiamo vedere un attimo con questi ospiti se hanno visto qualcosa. Ok,
ancora una volta, prima che l'equipaggio ha finito di riparare, per favore rimanete qui. Prometto che il banchetto a breve lo farete, insomma, diciamo, varrà la pena di essere aspettato. Ok. Quindi lei sta facendo quello che gli avevamo detto noi, insomma, di tenere la gente qui. Dressing room. Prima non potevamo entrarci, adesso invece siamo entrati. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Questo sembrava molto prendibile, invece non lo vede. Anche questo coso verde sembra molto prendibile. Però abbiamo un make-up box. Quindi una scatola con i trucchi. Serve una chiave che non ho. Magari con questo si riesce ad aprire. No, non penso sia una buona idea. Ok, ci vorrà la chiave. Questo è pieno d'acqua, lo posso prendere? Non c'ho bisogno di lavarmi. Però potremmo utilizzare questo per prendere l'acqua. Non ho motivo per farlo adesso. Ok, quindi vuole prima avere una motivazione valida per poterlo fare. Ricordiamo qui c'è questo make-up box che ci vuole una chiave. E se abbiamo bisogno dell'acqua la possiamo prendere lì. Comunque ripeto che le musiche di questo gioco sono veramente belle. Allora andiamo un attimo alla wine room. Qui pure c'è del sangue, attenzione, è scappato da qua. Sono sia verso la finestra che sul terreno queste macchie di sangue. Pare che il killer sia scappato attraverso questa finestra. Allora vediamo in questo cesto che cosa c'è. C'è un'uniforme in questo cesto. È simile a quella utilizzata dal cameriere del vino sotto, il collare pieno di sangue, dove è stato colpito praticamente lui, quindi al collo, quindi potrebbe anche crepare. Il killer deve averlo preso e se l'è tolto prima di andarsene. C'è qualcosa di interessante, è una chiave. Ok. Vabbè, questo l'avevamo capito da subito, insomma, che sarà vestito da cameriere il killer. Diciamo, era abbastanza palese. Questa chiave forse apre quello del make-up. Bloodstains, bloodstains. Allora, qui non penso ci sia altro di utile, non credo. Ok, quindi direi di tornare subito a vedere se possiamo aprire il box del make-up. Il box del make-up. Allora, questo qua. Vediamo un po' cosa c'è. Ok, contiene una varietà di cosmetici per la faccia in polvere. Se il killer ha rubato o copiato la chiave, potrebbe aver facilmente fatto un mix di una sostanza tossica che induce nausea, causando a Yuan Kiki la voglia di andare verso il balcone a prendere un po' d'aria fresca. C'è anche un piccolo pezzo di una carta arrotolata. Immagino che sarà il messaggio del killer. È tipo biscotto della fortuna. Allora, c'è un testo scritto su questa carta, ma è troppo piccolo per capirlo. Se avessi un modo per poter vedere meglio questa scrittura, potrebbe essere leggibile. Vabbè, ci vuole un modo per poterla fare diventare più grossa, forse attraverso questo vetro? Potrebbe funzionare, ma manca qualcosa, manca l'acqua. Ok, ha riempito la bowl, questo contenitore, con l'acqua. Fa da lente. Usa questo con questo. Posso vederlo più chiaramente. Vediamo il messaggio. Per il mio distante ammiratore, il tuo premio è la lanterna verde sotto le scale, le stelle, scusate. E io ho visto infatti sta lanterna verde e lui non ha guardato. Detective D, mi cadi sulle basi, si vedeva che la lanterna era verde. Andiamo a vedere sta lanterna verde, va? Vediamo qual è il nostro premio. Sarà il cuore della ragazza, che ne so. Ma aspetto anche questo. Vediamo un attimo. Dai, Detective D, cammina però, su. Green Lantern.
Vediamo cosa contiene. C'è un piccolo pezzo di carta. Abbiamo usato, preso una nota. Ok, sempre i messaggini che ci lascia lui con sempre questi simboli che non sono identificabili al momento. Il vero del potere si nasconde, in esso il male, scendendo dalla torre, un'imperatrice è sconfitta. L'imperatrice è il prossimo target? Devo avvisarla? È abbastanza. Abbastanza. Oh, abbiamo completato anche questo. Parlare all'imperatrice Wu. Ok. L'imperatrice è in pericolo. Devo correre al Royal Palace. Aspetta. Qualcosa non va. Mi sento debole. Ci ha drogato. Devono essere stato il fumo delle candele. Cacchio, così, ma nel mentre ammazza l'imperatrice. No! Male, molto male. Ah, sempre sto sogno con sto cervo. Il grande detective si addormenta al lavoro, eh? Messo fuori da un killer degenerato. E gli innocenti? Li lasci lì da soli? A morire? La canzone è per te. Rispondi alla chiamata. Rispondi. Sta cosa del cervo vorrei proprio capire che cacchio significa. Questa è quella che si è impiccata. Oddio. Mi hai abbandonato. Io ero in un limbo. Da sola e avevo paura. E adesso ancora non posso riposare. La verità è davanti a te. Sopra le nuvole. Tra i cancelli dorati e ancora tu non hai visto niente. Non andartene adesso. Salva la rosa che conta. Non riposare fino a che non l'hai fatto. È l'ora di svegliarsi, di Range. Vai e sbrigati. Ho capito, ma svegliati, perché non ti svegli? Forza, Ser, puoi farcela. Svegliati, magistrato D. Magistrato D, svegliati, svegliati. Sì, ok, prenditi il tuo tempo. Sono felice tu stia bene, magistrato D. Mi hai fatto preoccupare per un po'. La candela dentro la lanterna verde doveva avere una sorta di veleno. Dovevo fare più attenzione. Dopo che il messaggero che hai mandato è arrivato qui è arrivato lì al Dipartimento di Giustizia, ho fatto più fretta possibile per arrivare qui. Fortunatamente dovevi essere già svenuto quando sono arrivato. Perché fortunatamente? Quando ho visto la lanterna vicino a te che emanava quel fumo nero, l'ho immediatamente tirata fuori, buttata fuori. Grazie, Lieutenant Ma. Hai salvato la mia vita. Adesso devi rimanere qui senza di me. Non capisco. L'imperatrice è in pericolo. Il killer ha detto che sarà il suo prossimo target. L'imperatrice? Ma lei comunque è circondata dalle guardie tutto il tempo. È intoccabile. Tutto quello che so è che il killer è sempre un passo davanti a noi. Devo avvisare l'imperatrice che la sua vita è in grave pericolo. The plot thickens. Ok, vediamo se non l'ha già ammazzata male. Sei arrivata appena in tempo. L'imperatrice voleva dire un po' di preghiere prima di ritirarsi nelle sue stanze. Ok, qui c'è l'imperatrice che sta pregando.
Sua Maestà, ho portato delle notizie della mia investigazione. Sei un uomo religioso di Renge, mo si incazza perché l'abbiamo interrotta. Credo di sì. Cerco la luce in tanti modi, Sua Maestà. Questo esempio ha un grande accordo con me. Ovviamente sono rimasta male quando ho sentito che quei ribelli l'hanno vandalizzato. È l'unico posto dove mi sento al sicuro, dal mondo esterno. Ma anche questo posto è diventato un campo di guerra. Tutta la mia vita ho sempre saputo quello che volevo. Ho fatto un sacrificio dopo l'altro per vedere i miei piani arrivare ad essere raggiunti. E ora, per la prima volta, il mio sentiero è diventato incerto. Ho trovato me stessa a chiedermi cose che una volta erano per me garantite. Che significato ha tenere il mandato del paradiso? Che senso, che cosa porta di buono avere un potere così grande se quelli che devono essere governati sono accecati dalle bugie e dall'odio? L'ora è tarda di Renge. Che notizie mi porti? Mi dispiace venire qui a quest'ora, Sua Altezza, ma le scoperte che ho fatto questa notte richiedono immediatamente la sua attenzione. Altre due donne sono morte. La prima, Shi Wenyan, è stata uccisa nella sua abitazione questa sera sul presto. Poi, soltanto un'ora dopo, una donna di nome Yuan Kiki è stata uccisa sulla Flower Boat, il Paradise Cloud. Non ho dubbi che siano state uccise dallo stesso uomo che ha ammazzato Xu Linfei, ma ho paura che questa serie di crimini stiano riportando a qualcuno di più grosso. Dimmi, devi dire tutto quello che sai. Ok, facciamo questo riassuntino del caso. Prima di tutto, il generale Zhang Gao è connesso con Shi Wenyan e Yun Qiqi, e questo ci ha portato delle domande allarmanti. Ho trovato, insomma, fra di loro come se ci avessero dei conflitti. Tra Lam Ai Feng e queste due donne. Ma ultimamente quello che ho imparato rovina la verità delle nozioni che avevo prima. La ragione di questo è che lui voleva sposare Yuan Qiqi. È il padrino di Lam Ai Feng. Beh, lui è il padrino di Lam Ai Feng, abbiamo saputo. Non può essere? Allora non ho capito. Vabbè, lui in verità voleva sposare Yuan Qiqi ed era il padrino di Lam Ai Feng. Almeno che entrambe le cose. Potrebbero essere entrambe le cose. Ah, ok, allora erano entrambe le cose. Perché comunque tutte e due erano giuste, effettivamente. Ha fatto il tranello. Ok, tutte e due. Come tuo padrino, ti vieto di dare le tue dimissioni e sposare questa donna. Wenyan sarà mia moglie. Non ho bisogno dei tuoi consigli ipocriti. So della tua infatuazione con la nuova cortigiana del Paradise Cloud. Molto bene, è il tuo futuro che stai buttando via. Quindi, anche se insomma la gente comunque gli va contro a questo generale Zhang, in verità lui non è mai stato un traditore. Anche se insomma il suo modo di fare, queste sue obiezioni sono state un po' troppo teatrali.
Anche se la sua identità ancora non la conosciamo, una cosa è certa. L'uomo dietro i crimini è tanto crudele quanto astuto. Sia Bu Xulin Fei che Shi Wenyan hanno provato sulla loro pelle questa crudeltà quando hanno dovuto obbedire ai suoi comandi. Ma non come le altre due, Yuan Kiki non si è arresa così facilmente alla sua volontà. I suoi metodi usuali sono stati rimpiazzati da un approccio più diretto. Questo perché she had a secret weapon. Lei aveva un'arma. Ma come no? L'ha colpito, santo Dio. Ah, perché non ho letto le altre opzioni? Beh, comunque lei aveva un'arma, cioè, nel senso l'ha utilizzata. Non era proprio un'arma, ce l'aveva in testa. Lei l'ha scoperto per primo? E vaffanculo allora, basta. Oh, gli altri sono andati bene, qua non capisco qual è la risposta giusta. Lei non aveva nessuno che amava. Ok, quindi praticamente sì, ha senso perché le altre hanno fatto quello che ha detto lui per difendere chi amava. Questa non amava nessuno, quindi non è la stessa cosa. Le altre le ha minacciate facendo del male ai loro cari e quindi loro le hanno obbedito. Gli hanno obbedito, ma senza nessuno da minacciare non avrebbe mai potuto fare la stessa cosa con Yuan Kiki. Lei è stata comunque presa in un attacco di sorpresa. E il killer ha capito facilmente che lei non era così docile. Ah. Dove sta? Il killer è sempre stato un passo davanti a noi sin dall'inizio, come se fossimo su una scacchiera, mentre lui cerca di essere un calcolatore per la prossima mossa. Questo è il Go. Le sue tre vittime hanno dei background differenti, vivono diverse vite e conoscono persone differenti. La domanda è: che cosa connette loro al killer? Quale connessione possiamo trovare tra di loro? E poi ho capito qual è il motivo. La connessione più importante fra le tre donne è: hanno la stessa età? No. La loro lunga assenza è il ritorno. Sono forti e sveglie. La loro lunga assenza è il ritorno, mi sa. Sì? Tutte e tre le donne hanno fatto il ritorno da una lunga assenza dopo un bel po' di tempo. Si conoscevano tra di loro? Che cosa facevano prima di tornare? Penso di poter trovare dove sono state e che cosa hanno fatto prima di essere tornate 2 mesi fa. Il killer dovrebbe essere così possibile poterlo prendere. Dopo, più tardi, dobbiamo agire per prima, Sua Maestà. Se gli eventi di questa notte mi hanno convinto di qualcosa, è il fatto che dobbiamo sbrigarci. Come? La sua voglia più grande è essere al centro dell'attenzione, Sua Maestà.
Immagino che la prossima vittima sia di voi. Ne sei abbastanza sicuro? Purtroppo sì. Non so quando succederà e come, ma so che la vita di Sua Maestà è in pericolo. Grazie per aver portato queste notizie alla mia attenzione di Range, ma da questo punto in avanti ti chiedo di lasciare il resto a me. Non devi più investigare in questo caso. Il comandante Yao ti visiterà al Dipartimento di Giustizia per prendere tutti gli indizi che hai collezionato finora. Aspettate, non capisco, mi sto avvicinando a lui. Se adesso mi ritiro, le tracce saranno perse. No, nella mattina ti dimenticherai che questo caso sia esistito. Non ne parlerai con nessuno. E non farai più delle indagini. Capito? Perché non vuole che indaghiamo più dopo che l'abbiamo detto che è lei che finisce male? Perché stai facendo questo? Sua Maestà crede che il suo servo leale possa ignorare i suoi doveri? Ci deve essere una ragione. Ehi, Ciccio, datta una regolata. Le donne non saranno dimenticate. Perché stai facendo, mettendo in discussione la mia identità, autorità? Tu farai quello che voglio io o sentirai le conseguenze. E della mia sicurezza non devi avere niente di cui preoccuparti. Ora vattene, prima che cambi idea. Vabbè, scusa, mori allora, chi se ne frega? Una certa, oh. Cazzi tua. Capitolo 3. Di peccatori e salvatori. Il mattino seguente. Ancora non posso credere a quello che è successo la notte scorsa. Perché l'imperatrice non mi vuole più coinvolto in questo caso? E come può ignorare i miei avvertimenti in quel modo? Ora i suoi uomini hanno preso tutti gli indizi che avevo collezionato di questo caso, ma non posso lasciar perdere. Devo arrivare fino alla fine. E beh, c'ha ragione, che cazzo, eh? Mo' che ci stiamo avvicinando all'assassino, che fai? Mi butti fuori? Maledetta. Come osa? Ah, qui è rimasto così, nessuno ha aggiustato. Cioè, da una parte a sto punto, Imperatrice, mori, che cazzo se ne frega. Però da una parte, cioè, come osi buttarmi fuori? Magistrato di eccoti qui, hai sentito? Dice, l'imperatrice è morta. L'imperatrice ha mandato le guardie imperiali nel cuore della notte a confiscare tutti gli indizi di questi tre casi irrisolti. Le note, le rose, anche i corpi hanno preso tutto e hanno ordinato a noi di non muoverci, insomma, di rimanere lì. Perché Sua Maestà sta facendo questo? Non lo so, lo so e non lo so, insomma, non è molto convinto. Sembra che l'imperatrice sia connessa in qualche modo a tutto questo. Dobbiamo capire come. Ma i nostri ordini ha detto di fermare le nostre investigazioni. Le vittime hanno bisogno di giustizia. Come posso continuare a indossare questa uniforme? Se non posso onestamente continuare con i miei doveri, la giustizia prevarrà. Sono con te, magistrato D. Sei un bravo uomo, Liutant Ma. Sono contento di averti al mio fianco. Ma dobbiamo lavorare discretamente. Certo, Sir, puoi contare su di me. Anzi, volevo dirti qualcosa. Quando le guardie imperiali sono venute qui a prendere gli indizi,
hanno lasciato qualcosa dietro. O per essere più accurati, ho preso qualcosa da loro. Che cosa vuoi dire? Beh, quando noi abbiamo incartato tutti gli indizi sulla Flower Boat la notte scorsa, mi sono sentito in urgenza di fare delle copie dei disegni che ha fatto il killer. Quindi praticamente quei disegnini che stanno nei vari foglietti che lascia lui, immagino. Intendi quel paio di strani simboli su ogni nota che ci ha lasciato? Sì, esattamente. All'inizio non ho capito bene perché, ma quei simboli in qualche modo mi sembrano familiari. E poi ho capito. Quando ero ragazzino, mia nonna mi ha fatto vedere un poema che è stato scritto da una donna giovane. Quando l'ha letto, guardavo il foglio di carta nelle sue mani con un'espressione confusa. Il modo in cui era scritto non era niente di quello che avevo imparato a scuola, quindi aveva dei segni diversi. Quando mia nonna è morta quell'inverno, non ho avuto la possibilità di chiederle le origini di questi simboli misteriosi e non ho mai più visto quel poema. So che può sembrare strano, ma quei simboli sulle note del killer mi ricordano quei simboli del poema di mia nonna. Adesso puoi avere la copia di quelli che ho fatto. Questo è molto interessante. Quindi dovremmo trovare questo poema per capirci qualcosa. Riguardo il caso, che cosa ne pensi? Sono un po' perso al momento, Ser. Da una parte... Da una parte vorrei prendere questo killer, da un'altra siamo... andando contro l'impero, la corte imperiale. Qual è la linea che separa la lealtà dalla servitù cieca? Come possiamo ancora camminarci e allo stesso tempo servire la causa della giustizia? Lo scetticismo è buono. Col potere che verrà. Col potere che verrà, verrà. In una posizione di potere come te e me, dobbiamo trattare il potere con rispetto. È la nostra responsabilità di portare avanti l'autorità che abbiamo con diligenza. Se possiamo fare questo, possiamo compiere i nostri doveri e fare molte cose. Grazie, magistrato D. Per un momento ho pensato che la vita come ufficiale leale in questo paese potrebbe andarmi a meglio. A lowly official, scusate. Nel senso un po' più di grado inferiore. Ma adesso mi ha dato più confidenza, insomma, nel senso si sente un po' più sicuro. Riguardo tua nonna... Mia nonna è cresciuta in una piccola città rurale nella provincia di Jiangnan. Anche se ha avuto una vita difficile, ha avuto sempre un senso di humor che riusciva a illuminare la stanza. Ma era capace a scrivere poesie? Penso sia un po' strano, vero? Non gliel'ho mai chiesto. Che cazzo di rapporto c'avevi con tua nonna? Penso che lei abbia imparato delle abilità di linguaggio come adulta. Era una donna molto sveglia. Non mi impressionerei, insomma, non rimarrei sorpreso dal fatto che lei abbia imparato a leggere e a scrivere da sola. Perché comunque lei faceva una vita di campagna, per quello sta dicendo così. Grazie, Lieutenant Ma. Quando vuoi, sir. E quindi questo qui sta ancora in galera, non possiamo aiutarlo? Non abbiamo più niente. Ah, non c'è bisogno di andare lì adesso. E qui? Dobbiamo prendere 5 indizi. Il poema. Hanno portato via i corpi pure.
Posso parlarti? Certo. In tutti questi anni di lavoro, i morti non sono mai stati portati via dalle mie cure. Che cosa è successo all'imperatrice? Che cosa hai fatto all'imperatrice? Ho fatto solo il mio dovere. Beh, se sei molto bravo, oppure sei molto incapace in questo, perché non ho mai visto niente del genere, tutto questo casino, è stato un enorme casino. Coroner Yao, c'è qualcosa che ti disturba? Sembri nei guai? 2 anni. Dopo 2 anni lei mi ha messo fuori. E poi la notte scorsa è riapparsa. Per un momento ho pensato che le cose sarebbero andate bene, ma sono stato uno sciocco. Lei non mi perdonerà mai. Non importa, va bene, sto bene. Ora il caso è l'unica cosa che conta. Dimmi, Dirange, continuerai a investigare questo caso? Io penso che io e te abbiamo più in comune di quello che pensi. Fino a quando sarò un magistrato, investigherò. Continuerò la ricerca della giustizia. Non avrei potuto dirlo meglio. Come posso aiutarti? Riguardo il caso, che pensieri hai sul caso? Hai il mio completo supporto, qualsiasi cosa tu scelga. No, non potranno farmi del male, ma ricorda, fai attenzione ai nemici che ti scegli. Questa città non è per i deboli di cuore. E non ci vuole un genio per capire in che guai ci stiamo cacciando. Ma penso che tu sia l'uomo giusto per capire cosa stia succedendo. È un privilegio avere un alleato come te, Coroner Yao. Riguardo le autopsie dei due corpi della scorsa notte, l'ho fatte. Quello che ho trovato conferma soltanto quello che sapevamo già. Shi Wenyan è stata uccisa nella stessa maniera come Xu Linfei, mentre Yuan Qiqi ha cercato di combattere contro il suo assalitore. Ma ho trovato altro. Questo stava nei capelli di Yuan Qiqi. È un petalo di fiore di qualche sorta. Sicuramente a Sua Maestà non interessava prendere questa cosa così insignificante e gli ha fatto un occhiolino. Un petalo? Questo deve essere caduto dalla rosa che il killer ha lasciato dietro. Sembra di sì, ma c'è dell'altro. Dai un'occhiata più da vicino. Riesci a vedere qualcosa di differente? Hai ragione. Non sembra. Anche se dalle apparenze lo sembra, in verità non è un vero petalo di rosa. Perché non me ne sono accorto prima? Il gambo deve essere vero, ma i petali sono fatti a mano da dall'uomo. Sì, come tutti gli altri. Tieni il ramo. Per ispezionare quelle rose, sicuramente non te ne rendi conto. Eh sì, è così. Il materiale sembra seta. Eccolo, The Rose Silk Murderer. Ma è comunque morbido allo stesso tempo. Non ho mai visto seta come questa prima d'ora. Neanch'io. Ma io so qualcuno che l'ha vista. Al mercato centrale c'è un mercante di seta chiamato Zheng Wan. Nessuno sa più della seta di lui. Dovresti fargli una visita. Chi ha incontrato la notte scorsa? Non sono affari tuoi? Vabbè, scusa, mazza. L'acidità. Ok, ottimo. Direi di andare da questo mercante di seta per farci spiegare quindi questo petalo. Dobbiamo capire dove ha acquistato praticamente questo tipo di tessuto. Ok, abbiamo una piccola pista da seguire. Justice Department, Central Market. Ah,
Allora, Zheng Wan. Ah, vedo che stai cercando la mia bellissima seta. Riesco a capire quando un uomo ha bisogno di assistenza per trovare il giusto tessuto. Il mio negozio è riconosciuto per il suo unico assortimento di seta. Non troverai una collezione migliore in tutto l'impero. È una bellissima selezione, ma al momento non devo comprare niente. Il mio nome è Direnge, sto investigando un magistrato investigatore. Sono venuto qui perché ho bisogno di identificare un pezzo particolare, che sembra una rara varietà di seta. Ho bisogno dell'assistenza di un esperto e so che tu sei uno dei migliori in città. Ah, oddio, mi stai imbarazzando quasi. Magistrato D, il mio nome è Zheng Wan. Come posso assisterti? Allora, prima parlami di te. Hai lavorato sempre con la seta? Qualcuno lo trova strano quando gli racconto quanto amo la seta da quando ero un bambino. Non potrei mai stufarmi di essa. A volte vado nella stanza, andavo nella stanza di mia madre, dove aveva i vestiti, per stare vicino ai suoi vestiti di seta. Per sentire la bellezza di questo materiale, essere avvolto da questo. Lei mi ha chiamato e io ho risposto, questa seta, no? La mia passione per lei mi ha portato dove sono. Non posso lamentarmi. Riguardo questa petalo di rosa di seta, che cosa mi puoi dire? Vediamo. Dove l'hai preso? È stato lasciato sulla scena del crimine. Oh, ci deve essere un errore. Questo tessuto, lo potrei riconoscere ovunque. Una delle mie creazioni. Una delle tue. Sì, è una rara seta che è sottile e soffice, ma è anche molto elegante. L'ho creato io come tessuto decorativo, per fare anche delle tende. Ma è stato un fallimento come prodotto commerciale. La gente si è lamentata del peso e del fatto che è molto sottile. E soprattutto del fatto che fosse molto caro. Ma c'è stata una persona che è stata capace di usarlo. Un tipografo di nome Guchuan. Ha detto che la seta era perfetta per i suoi nuovi metodi di stampa che stava sviluppando. Riguardo questo Guchuan, posso dirti quello che so, ma non è molto. I suoi abitudini. Dove posso trovarlo? In questo non posso aiutarti. Quando so a che fare con un grosso compratore, non gli chiedo il suo indirizzo. Ma potresti chiedere al proprietario dello stand della zuppa, Mrs. Cho. Penso che lui mangi lì qualche volta. Riguardo la sua ultima visita, quando l'hai visto l'ultima volta? È venuto qui qualche mese fa, che mi ha detto si stava andando in pensione. Qualcosa a che fare che il suo protetto l'ha tradito. Non lo vedo da allora. Sembrava depresso, se me lo chiedi. Ma non sono uno psicologo. Va bene, grazie per la tua informazione, figurati. Ok, questo è molto interessante. Mi c'è un gattino, che carino. Mi chiedo come sia salito là sopra, si arrampicano. Poster? Alcuni poster che parlano di vari servizi, non molto interessanti. Il tavolo, cat food, cibo per gatti. Perché devo prendere il cibo per gatti? Perché? È quello che sto chiedendo io, infatti. Sembra cibo per gatti. Oggi c'è pesce nel suo menù. Eccola qui, Mrs. Cho. Mi spiace, oggi non vendiamo zuppa.
Non c'è problema, non stavo cercando un pasto. Ah, scusa per la mia arroganza. Non so che cosa fare. Il mio povero Momo è nei guai. Momo è un tuo parente? No, non essere sciocco. Sto parlando del mio compagno più vicino. Il mio amato gatto Momo. Oh, guardalo, sta là sopra. Oh, carino. È salito lì sopra e non scende più. Non, solo Dio può sapere come è riuscito a salire fino a lì. Il mio Mo è gentile, ha un'anima timida. Non si arrampica né altro. Qualcuno deve averlo spaventato, insomma. È tutta la mattina che sto cercando di farlo scendere, ma non funziona niente. Non è venuto giù neanche per il cibo, il suo pesce fresco. Lo porterò giù io. Davvero, grazie mille. Sei molto gentile come ufficiale. Lo capisco quando ne vedo uno. Hai la luce e gli occhi gentili. Luce negli occhi, ovviamente. Mio uomo è in buone mani. Sì, tutto molto bello. Ma bisogna capire come farlo scendere a sto uomo. Carretto, non lo sposta. Ombrello. Mai sottovalutare l'utilità di un ombrello. Chissà se con l'ombrello riusciamo a farlo scendere. Proviamo un po'. Allora, ombrello sul gatto. No, non funziona. Ma lo possiamo aprire, lo possiamo guardare. È in buonissime condizioni. Ed è appuntito. È appuntito. Boh. Va bene, ragazzi, direi per oggi ci fermiamo qui. Siamo andati un po' avanti, abbiamo iniziato un nuovo capitolo e niente, l'imperatrice ci ha buttato fuori dalle indagini, ma noi indaghiamo uguale, che se ne frega. Voi mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Telegram al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!